Il Benevento, chiamato a rispondere al successo della Juve Stabia a Latina, trova sulla sua strada il Potenza di Marchionni, lanciatissima però la squadra di Auteri, che arriva da 3 vittorie di fila. I capitani sono Caturano e Ciano. Nel centrocampo dei lucani il grande ex Pasquale Schiattarella. Benevento che parte subito lanciando il pallone in avanti, però è il Potenza con Aziosmanovic che va da Rossetti e poi da Caturano ad andare in porta. Si alza la bandierina, gol annullato, grandi proteste da parte del capitano rossoblu. Bello il movimento di Rossetti, Caturano sembra oltre la linea difensiva. Potenza però che ha un buon piglio, Schiattarella qui finta e poi va da Maisto. La parata di Paleari non è riuscito a dar forza al tiro l'ex giocatore dell'Avellino. Su questa combinazione raffinata però Simonetti va da Lanini, anche un po' di fortuna nel rimpallo, e poi gran destro di Eric Lanini che aveva già segnato contro il Foggia. Questo è il terzo gol con la maglia del Benevento, eccellente costruzione dell'azione sulla catena di sinistra. Simonetti finta, allarga, poi qui Candellori è sfortunato nel contrasto, Lanini si ritrova il pallone sul destro e con un'esecuzione impeccabile infila a lastra, gran palla di Starita, ancora Lanini, 2-0. Questo è un super gol per la doppietta dell'ex attaccante della Reggiana. Tutto nel giro di 5 minuti il Benevento stende così il Potenza. Ha fatto cadere il pallone, l'ha colpito in maniera perfetta Lanini. Dall'altra parte il calcio di punizione non impensierisce più di tanto Paleari, nonostante il rimbalzo ravvicinato. Ci avviciniamo all'intervallo con il Potenza ovviamente scosso dal doppio svantaggio. Nella ripresa il Benevento prova ancora a farsi vivo con una combinazione tra i suoi attaccanti. In questo caso era stato Lanini a cercare Starita. Qui Starita innescato da una gran palla di Simonetti. Preferisce non stoppare e calciare di prima, non trova la porta. Potenza con Candellori al tiro, parata di Paleari, poi sulla ribattuta Aziosmanovic fallisce il tap-in, probabilmente l'occasione più importante per la squadra di Marchionni nel secondo tempo. Qui è Saporiti a mettere la palla all'interno dell'area, anticipo di Paleari su Caturano. Calcio d'angolo e il Benevento con Terranova va vicino al Tris, ha fatto salire le torri qui la squadra di Auteri, trovando la risposta di Alastra. Altra palla di Simonetti, ispiratissimo in questo caso per Masciangelo, entrato dalla panchina. Finisce così con la doppietta di Lanini, il Benevento centra a Potenza il quarto successo di fila e continua a inseguire la Juve Stabia.